noi Emiliano Barbirolli. Grazie a tutti. Allora, la mia storia inizia praticamente nel 2001. Vengo fermato dalla gendarmeria nera, chiamiamola, e dopo quel giorno ho cominciato ad avere dei problemi con disturbi dei campi elettromagnetici. E ovviamente qualcosa stava cambiando nella mia vita, perché non potevo più stare dentro casa, non potevo più dormire, avevo dei disturbi di ogni genere. E infatti feci la prima denuncia. Iniziamo così perché poi volevo far vedere dei filmati. Come potete vedere, la prima denuncia l'ho collocata io in procura con il mio avvocato, perché rilevavo i campi elettromagnetici dei telefonini ed ero costretto a staccare la batteria perché le frequenze delle vibrazioni all'interno della mia testa erano devastanti. Allora che cosa succede? Quando io vado in procura per la prima volta, tutte le persone mi guardavano un po' titubante, dicevano: ma che cosa sta denunciando questa persona? I cellulari fanno male, i cellulari possono creare dei problemi, i cellulari possono creare determinate patologie. Purtroppo, tra un po', troverete nelle istruzioni dei cellulari, il telefono nuoce gravemente alla salute. Per adesso non lo mettono, perché ovviamente ci sono le lobby che guadagnano miliardi attraverso le telefonate, la vendita di questi dispositivi, attraverso le reti, dati, eccetera, eccetera. Come praticamente hanno fatto pure sulle sigarette, prima dicevano che le sigarette non facevano male, adesso le sigarette fanno male, ma hanno scritto le sigarette nuociono gravemente alla salute. Il controllo mentale serve a far sì che noi, invece di comprare un pacchetto di sigarette, ne compriamo due. E questo è il sistema che loro utilizzano. Dopo vi faccio vedere dei filmati, dei film inediti, che addirittura io ho pubblicato una parte di questo film su YouTube, bloccato in tutte le parti del mondo. Cioè, ho cercato di trovarlo in vari posti, questo film c'era solamente uno su tutta la rete in italiano, cioè praticamente impossibile una cosa del genere, quindi è stato proprio bloccato, censurato da tutte le parti. Quando ho fatto questa denuncia, l'avvocato mi chiese a me come queste persone utilizzavano queste tecnologie di controllo e di manipolazione. Quando si parla del famigerato microchip, noi abbiamo un telefonino con due telecamere, una davanti e una di dietro. Io se guardo il telefono, guardo il mio volto, io lo riguardo di dietro e riguardo il mio volto. Io metto il telefonino sul tavolo e incomincio a registrare, ho fatto centinaia di test di registrazioni. Io mi metto a distanza, partono le comunicazioni telefoniche e i due telefoni registrano perfettamente tutto quello che c'è all'interno della stanza. Questo è un riassunto delle mie ricerche, dopo andremo a parlare del controllo mentale e di altri argomenti, sempre che parlano di queste manipolazioni di spionaggio delle masse. È una violazione della privacy. È una violazione della privacy, però... È un problema direzionale, ma ambientale. Però il problema è questo, che sono agenzie sovraistituzionali. Se sono agenzie, cioè se parte dal magistrato è una cosa, ma questo sistema non parte da un magistrato, perché questa tecnologia purtroppo serve per spiare tutti indistintamente, ma loro lo fanno apposta perché hanno database con teraflop di dati al secondo e rubano praticamente tutto quello che noi vogliamo. Infatti c'è un'applicazione che serve per riconoscere le canzoni, l'applicazione militare serve per riconoscere il nostro timbro vocale. Così sanno da quale dispositivo noi partiamo, di chi è il contratto del telefono, il numero email, la localizzazione GPS, perché questo è un localizzatore GPS, e sanno tutto quello che mettiamo all'interno del telefono, perché si chiama tecnologia desktop remoto. Tutto quello che sta all'interno loro ce l'hanno interfacciato sul loro computer. Ovviamente, quando io ho iniziato a studiare queste cose, io il mio lavoro sono per l'elettrotecnico, faccio impianti elettrici, dicevo: ma com'è possibile, adesso non mi posso più avvicinare a un fuoco elettrico, a una lampada, a un interruttore. Dopo faccio un test per farvi vedere come queste tecnologie vengono applicate sul nostro corpo, perché utilizzano la corrente elettrica nazionale oltre ai ponti radio. Ho trovato anche questo film che fa vedere proprio alcuni esempi di come funziona il sistema. Allora, io intanto cerco di mandare avanti alcune fotografie per farvi capire. Allora,
sistema praticamente su questa fotografia fa capire come il target individual, la persona che viene mirata da una tecnologia, viene tracciata attraverso la rete satellitare. Tre satelliti creano la localizzazione GPS, il quarto satellite è l'arma ad onda convogliata, l'arma di energia diretta. La persona che sta lì interagisce con i trasmettitori radio, che possono essere dei telefonini, e i trasmettitori radio come il radar da terra, e le basi interagiscono con i sistemi satellitari. Sembra una tecnologia di fantascienza, fidatevi, è una tecnologia reale, sperimentata sulla popolazione, che crea gravi patologie fisiche e psicologiche, perché loro vogliono indurre le patologie, perché la gente se è malata che fa? Va dal dottore, va all'ospedale. Io mi ricordo 15 anni fa ci volevano 30 giorni per fare una visita all'ospedale, adesso ci vogliono 90 giorni, però se la paghi subito il giorno dopo. Questa è una cosa che non si è mai capita. Poi lo stesso dottore, la stessa sala, lo stesso ospedale, io non ho mai capito questa cosa. Pensate, se queste patologie vengono sparate sul corpo delle persone, inducendo patologie, sintomatologie, patologie neurali, patologie fisiche di ogni genere, pensate quanti miliardi guadagna la sanità. La sanità è lo Stato, le case farmaceutiche, eccetera, eccetera. Questo è il primo sistema che io ho studiato, perché io dicevo, ma se io stacco la batteria del telefonino e diminuiscono queste frequenze, vuol dire che utilizzano il mio telefonino come localizzatore GPS. Ma che cosa succede? Chi mi controllava si è accorto di questo. Allora ha incominciato ad irradiarmi delle frequenze che non provenivano più dal telefonino, ma che si interfacciavano con le sovrapposizioni delle frequenze dei campi elettromagnetici del telefonino, perché noi abbiamo una rete telefonica che è segreta dentro questo telefono, perché se noi chiamiamo il numero di soccorso prende da tutte le parti. Ci avete fatto caso, alzate in galleria, non c'avete il campo, però fate il 112, la linea prende. Oppure utilizzano un'altra tecnologia, il sistema Tetra, che è una tecnologia che interfaccia tutti i telefoni in un'area, aprono i microfoni o le telecamere e vedono tutto quello che succede. Loro dicono che l'hanno fatto per i sistemi di sicurezza, per eventuali valanghe, terremoti, catastrofi naturali, ma serve per spiare le persone a 360 gradi. La tecnologia Tetra è già interfacciata nei telefonini, perché loro possono interfacciare il telefono e poi far partire delle chiamate o ricevere attraverso questi dispositivi. Questa roba un po' la conosco perché sono radioamatore. Quindi la conoscete bene. Allora io che cosa ho fatto? Sono andato a Villa Panfili, ho preso i telefoni, li ho messi dentro lo zaino, ho appoggiato lo zaino per terra e mi sono allontanato. Mi sono seduto a 200 metri di distanza, 300 metri di distanza. Stavo seduto e dicevo, ma com'è possibile? Vicino ai telefonini io sto male, a 200 metri di distanza io sto bene, voi non ci credete. A un certo punto sento una frequenza elettromagnetica dall'alto, come se si spostava dai telefonini e si dirigeva verso il mio corpo, e mi sono ricominciate le patologie. Da lì ho capito che era un sistema satellitare che irradiava queste frequenze sui miei centri nervosi. Allora ho cominciato a fare studi relativi al progetto ART, tecnologie di controllo di spionaggio. Non, in Italia non c'era niente. Se io andavo sui social network bloccavano tutto, io andavo su Google, non c'era niente. Ho cominciato a cercare i siti americani e russi. Sui siti americani e russi si cominciava a parlare di satelliti spia, pedinamento a tracciatura satellitare, ma parliamo del 2002-2003, non c'era niente, mi veniva bloccato tutto. Allora ho capito che loro utilizzavano queste tecnologie che erano il sistema MK-Ultra per controllo mentale, perché io avevo capito come venivo controllato questo sistema, e loro volevano farmi sembrare una persona malata di mente. Il progetto MK-Ultra, il progetto Monarch, oppure la vittima che viene sottoposta a questi trattamenti, gli fanno sentire determinate frequenze o le voci in testa proprio per fargli perdere subito la credibilità. E là ho capito, ho detto, allora dentro gli ospedali fanno anche questo,
molte persone che io ho contattato mi hanno detto anche a noi ci pare molto strano che succedano queste cose molto strane. Io ho parlato con un dottore dell'ASL, mi ha detto ti devo dire la verità, vengono le persone a me e tutti mi dicono la stessa antica cosa. Il medico purtroppo non c'è più adesso perché ha denunciato alcune cose un po' particolari, sarà un caso, però non c'è più. Allora, come possono entrare facilmente nel nostro corpo? Utilizzano le frequenze biofotoniche. La luce penetra all'interno degli occhi, si trasforma la luce in campo elettrico e entra nel nostro cervello. Basta che loro utilizzano una semplice frequenza di luce e giochetto è fatto. I sistemi radar fotonici o i sistemi radar che usano le frequenze millimetrico scalari possono utilizzare questo sistema d'arma, perché sono tre sistemi d'arma di manipolazione. Il sistema neuronico che interagisce con i centri nervosi centrali, il sistema biofotonico che interagisce con i nostri occhi e il sistema neuronico, cioè il sistema delle frequenze del suono, le frequenze sonore, biofotoniche oppure frequenze diciamo basse che interagiscono con i nostri condotti uditivi. Molte persone mi hanno contattato, io sento gli acufeni in continuazione, io ho dei disturbi, sento le voci, io ho delle gravi patologie. Ho detto provate a staccare la corrente elettrica dentro casa e vedete che cosa succede. Pensate che c'è una ragazza che sta a Roma, sente le voci, lei si sposta da Roma, va in Calabria, non sente più niente. Io ho parlato con 3-4 persone esperte, psichiatri, psicologi anche, mi hanno detto se sei schizofrenico, sei schizofrenico a Roma e sei schizofrenico in Calabria, non è possibile che in Calabria è così. Io ho parlato col professor Paolo Cioni, che ha scritto Neuroschiavi e paranoia, ho detto ma è possibile una cosa del genere, mi ha detto addirittura questo è un caso di studio, perché non è possibile una cosa del genere, come tante persone stanno all'interno di una stanza, hanno la depressione, vanno fuori al balcone e non c'hanno più la depressione, c'è qualcosa che non quadra. E questo è un altro sistema di tecnologia che praticamente utilizza questo tipo di frequenze. Allora io che cosa ho fatto? Ho utilizzato una cuffia insonorizzata e ho bloccato le frequenze dei rumori nei condotti uditivi, che sono le frequenze basse. Mi sono messo degli occhiali polarizzati e diminuivano altre frequenze. Allora poi che cosa ho pensato? Ho detto ma fammi vedere un po' se anche le persone che stanno male utilizzando lo stesso identico sistema, che cosa succede? Fatalità, alcune persone che stavano male, anche con depressioni, con gravi disturbi, gli diminuivano le frequenze sul corpo, cioè gli diminuivano i disturbi. E io ho detto, allora così possiamo cercare di aiutarli in un determinato modo. Io chiamo queste persone animoidi, perché hanno l'anima artificiale, cioè sono anime androidi, anime robot, anime sintetiche, perché la radiazione di queste frequenze crea una risonanza del corpo distorta. Dopo, se abbiamo tempo, vi faccio vedere degli esperimenti e dei test attraverso delle strumentazioni che io ho qui, che ho portato in questo contesto. Adesso vi voglio far vedere un piccolo video. Vediamo se è questo qui. Non so se è questo. Vediamo la luce. Dico che lei è un topo da laboratorio. Quando dico che lei è un
mandare altro Vicenza o non troverà altre spiegazioni che abbiano senso. Corra là, chieda di casa mia. Se ne accorgerà. Se ne accorgerà! Mi chiamo Andrea Costanzi. Sono... cioè... ascoltate bene. Psicologo al servizio dei militari. Ho dovuto licenziarmi. Non avevo altra scelta. Mi ero accorto di cosa facevo parte. Il popolo americano è sempre stato tenuto all'oscuro in merito ai nostri ideali progressi scientifici. Ci sono tecnologie per il controllo di massa che la gente non immagina lontanamente. Io le conosco perché ho dato il mio contributo. La chiamano guerra psicotronica. È una ricerca che prevede il controllo della mente. Questi bastardi hanno decodificato il cervello umano. Ogni emozione, ogni pensiero, ogni singola sensazione producono potenzialità indotte tramite piccoli impulsi elettrici che si attivano nel cervello. Questa organizzazione ha creato un'arma in grado di individuare gli impulsi, leggerli per poi controllarli a distanza. Controllano ogni tuo comportamento. Le voci. È così che ti trovano. Hanno perfezionato un tipo di tecnologia definita telepatia sintetica. Riescono a modulare una frequenza in modo che il tuo scheletro capti le voci come un'antenna e come se avessi dei fantasmi dentro. Oh. Hanno già scelto le vittime del loro esperimento. Quadrato nell'aria. Solo Dio sa cosa faranno fare quelle persone. Sto parlando di manipolazione del comportamento umano. Le nostre emozioni non sono altro che schemi elettrici su un computer e quelli trasmettono i sentimenti. Qualunque cosa vogliono che tu senta, la sentirai. Bene, Medusa. Il direttore ha apprezzato la tua performance. Mi fa piacere. Fortuna anche è finita. Vuole che tu rimanga col signor Bishop. Perché? L'obiettivo è stato raggiunto. Perché prima ancora di passare alla fase 2 dobbiamo analizzare la fase 1. Il soggetto continua ad avere la capacità di ricordare. Sarà ancora consapevole e se così fosse, si sottometterà. Quando inizierà la fase 2, che cosa cambierà? Ci potremo espandere, passando da singoli individui a intero. La fase 2 è già operativa. La qualità del segnale è ottima. C'è il 22% di copertura. Signori, voi siete i testimoni del futuro. Il 22% della città è sotto il nostro controllo. Ogni singola sfumatura di emozione umana è stata codificata e catalogata. Abbiamo iniziato con cautela, propagando nell'aria le onde per l'apatia, la depressione, ma ci stiamo espandendo. In futuro, speriamo di collaudare l'efficacia delle onde nella produttività, nel tasso di criminalità e durante le prossime elezioni. Quanto alla resistenza, è stata soffocata. Siamo virtualmente invisibili. Donny Heights, una zona poverissima selezionata per il primo esperimento. Invieremo un segnale denso di ostilità e di rabbia, sentimenti che vengono associati a chi vive distenti. Non puoi trovarci. Fa parte del nostro piano. Il piano consiste nell'uccidere il nostro moglie e divita le nostre. Perché non ci piace, non puoi scappare da te stesso. Ce l'hai dentro per tutta la vita. Ora basta! Governa in grado di funzionare solo quando conosce a fondo coloro che governa. I suoi cittadini, se violentemente privati della libertà, hanno la volontà di riconquistarla? Oppure la loro apatia diventa così forte da renderli ambivalenti con gli stessi che li controllano? Noi siamo esseri umani. Noi siamo i suoi burattini. Siete tutto ciò che vi ha permesso di essere. Lei non ama mia mente. Siete rifugiato alla propria mente. Noi lo sappiamo perché lo serviamo. Stiamo trasferendo il diritto di proprietà a coloro che sanno cosa farne. Ci puoi anche uccidere, ma poi lo sapranno tutti, vi troveranno e riusciranno a distruggere.
Ultimamente sta succedendo qualcosa in Italia. Carabinieri che impazziscono, entrano a casa, prendono la pistola, sparano la moglie e poi ammazzano senza motivo anche le figlie e poi si suicidano dopo 8 ore di trattativa sul balcone. Ma se abbiamo questa tecnologia che è in grado di bloccare, perché queste persone non utilizzano questa tecnologia per cercare di salvare il salvabile? Perché non gliene frega niente, perché questa è un'arma che deve creare, non deve salvare, perché se la tecnologia è efficace e totalmente occulta, è una tecnologia che vale miliardi. Se la tecnologia invece viene scoperta attraverso determinati sistemi, la tecnologia non vale più niente. Avete visto? Inizieremo dal singolo individuo. Noi abbiamo creato un gruppo a Roma, vittime del controllo neurale, e stiamo andando a casa di determinate persone, determinate vittime, con dei strumenti per fare delle analisi. Noi facciamo delle analisi con l'elettroencefalografo, dopo farò vedere come funziona, se abbiamo il tempo, facciamo delle analisi con determinate strumentazioni proprio per far vedere e capire e vedere che cosa succede all'interno dell'appartamento della persona attaccata. Noi ci siamo accorti che i campi elettromagnetici aumentano in modo sproporzionato. Cioè, se noi prendiamo il rilevatore e in una casa normale lo dobbiamo mettere vicino 20-30 cm, in casa della vittima, io sto qui e rilevo la lampadina. I nostri centri nervosi interagiscono con le frequenze elettromagnetiche e ci creano un elettroshock che ci destabilizza. La notte non dormiamo più. Io questa notte non ho dormito. Raffaele, mentre parlavamo in macchina, mi ha detto la stessa identica cosa. Dice, io non lo so, tutta stanotte io e mia moglie non siamo riusciti a dormire. Se non ti fanno dormire una notte, non ti fanno dormire due notti, non ti fanno dormire tre notti, entri in sonnambulismo, entri in narcolessia indotta. La narcolessia crea delle allucinazioni audiovisive e noi cominciamo a sentire voci, suoni, presenze, attacchi, malesseri e non ci rigeneriamo più durante la notte e quindi stiamo sempre male, siamo sempre più depressi, sempre più stanchi e questo attacco avviene su molte persone, solo che tanti sentono le voci e capiscono quello che gli succede, tanti non sentono le voci, quindi diventano cavie umane inconsapevoli e non riescono a capire il fattore di questo malessere, il fattore di questo attacco, di questa manipolazione. Io vi voglio far vedere anche un'altra cosa. C'è una signora che mi ha fatto una domanda. Sì, allora, ma dopo si può fare un test? Lo puoi fare? Lo possiamo fare, solo che già è tardi. Però lo possiamo fare con l'elettromagnetismo, perché io volevo fare un test con la risonanza sensoriale, dopo con uno strumento, per farvi vedere la sensibilità del nostro corpo con l'interazione di questi campi elettromagnetici. Sì. Perché io sento quello che dici tu e adesso è da un mese che ho quella ragione. Ho capito. Okay. E non dormo, no? Che già la conferma. Io... allora, noi faremo una conferenza il 5 maggio, verranno delle persone importanti, sì, a Roma, verrà generale Pappalardo, verrà Paolo Cioni, che è lo scrittore neuroschiavi e paranoia, poi avremo Rosario Marciano, che farà una diretta Skype, e poi ci sarò io, lo faremo a Via del Circo Massimo. Lì parleremo dei diritti violati, perché... Siccome il generale sta denunciando tutti, sta denunciando il Presidente della Repubblica, la Boldrini, tutto quanto, quindi meglio di lui che parlava di queste argomentazioni, per adesso diciamo, non c'era. Infatti, quando ho parlato con il generale ho detto mi raccomando, non facciamo casino, sennò qui veramente viene la Digos e ci porta tutti quanti via dentro la sala conferenza. Però abbiamo, diciamo, si parlerà proprio di queste cose, parleremo del gruppo di aiuto che abbiamo creato a Roma proprio per le vittime del controllo mentale e tutti i test che noi stiamo facendo, stiamo costruendo una cappellata. Anzi, non che mi ha fatto ricordare questa cosa, vi faccio vedere. Questo è un mio progetto. Praticamente questa è una stanza schermata e insonorizzata dove la persona si mette all'interno con un elettroencefalografo. Noi abbiamo un generatore di frequenze che spara le frequenze all'interno della stanza
passano attraverso l'elettroencefalografo oppure attraverso il corpo della persona che viene analizzata, e poi abbiamo un'antenna sonda che deve rilevare le frequenze che praticamente vengono modulate dal generatore di frequenze. Perché se noi spariamo una frequenza di 100 Hz, noi dobbiamo captare all'interno della stanza una frequenza di 100 Hz e vediamo che cosa succede alla persona che viene praticamente sottoposta a questo test. Ovviamente costa un sacco di soldi creare una stanza che fa questo, però piano piano ci stiamo riuscendo. La stanza di voglia. La stanza necroica con la schermatura con la gabbia di fase, però deve essere una schermatura dal 50 all'80%, cioè meno 80-50% di B. Non è facile. Non è facile crearla, insomma, perché purtroppo è la stessa. Sì, però noi non dobbiamo mandare in realtà suoni, dobbiamo mandare delle frequenze. Ma le frequenze comunque hanno suono. Sì, però la schermatura che dobbiamo fare deve essere una schermatura perfetta. Quindi deve essere una schermatura tipo i test delle antenne dei radar satellitari, cose del genere. Ma costa veramente tanto. Noi siamo andati a vedere un metro quadrato di un materiale schermante, ci hanno chiesto 150 euro solamente per un metro quadrato. Pensate, tutta una stanza con varie schermature, fogli d'alluminio, strutture particolari. Io ho un, non so, sì, ce l'ho qui, però lo studio di registrazione... Non lo sapevi? No, però ti ha fatto il trattamento sonoro. E bisogna fare dei test, bisogna provare. Non lo sapevo, bisogna fare dei test. Bisogna fare questi test per fare la prova e vedere che tipo di schermatura crea. Tanto non ce ne accorgiamo. Ma dentro lo studio i telefonini prendono? No. Ah, e allora già possiamo fare un'ottima cosa. Per vedere quali frequenze vengono bloccate e quali frequenze interagiscono con il cervello dell'individuo. Scusa, ma quali persone vengono scelte per queste cose? Come mai le scelgo? Questi libri, così a casaccio? Bella domanda, non è a casaccio. Nel video lui dice, il protagonista del film, che se ne accorgono attraverso le voci oppure attraverso determinati disturbi, perché noi ci risvegliamo da una sorta di frequenza ipnotica. Al momento che ci risvegliamo incominciamo a sentire questi disturbi. Che cosa facciamo? Andiamo prima dai parenti e poi dai dottori. E lì incomincia la fase della perdita della credibilità. Noi abbiamo delle persone laureate che se le vedete, com'è possibile, hanno attaccato un tetto, non hanno fatto mai niente nella tua vita, rileva purtroppo queste frequenze. E le frequenze, interagendo con questi sistemi, che in realtà controllano tutti questi sistemi, solo che chi le rileva ha la fortuna e la sfortuna nello stesso tempo, perché viene attaccato con queste patologie, con questi sistemi di disturbo, questi sistemi di arma. E giochetto il fatto. Ma come si sentono queste frequenze? Allora, le frequenze quelle basse le sentiamo come rumori, ronzii. Io adesso non ho portato la cuffia e l'occhiale, anche quello, tipo un disturbo da cuffia. Però, noi come possiamo vedere questo? Possiamo vedere questo con un occhiale polarizzato, come ho fatto vedere prima, e con una cuffia insonorizzata, perché mettendo la cuffia si sente perfettamente se la frequenza proviene dall'esterno o dall'interno del nostro cervello, perché le voci, molte volte, molte vittime, dicono di sentire le voci dei vicini di casa che gli parlano in testa. Non è così, non sono i vicini di casa, è una simulazione che viene immessa nel cervello della vittima per litigare con tutti i condomini, in modo che tutti quanti lo prendono per pazzo e malato di mente, perché se uno si prende e poi si butta di sotto, tutti diranno: ah, ma sentiva le voci, sentiva quello, sentiva quell'altro. Pensate che ci sono 25.000 persone che sentono le voci in Italia, non so quanti sono, centinaia di mila casi per fatto della psichiatria e tanti altri disturbi. Noi siamo andati a trovare una ragazza all'ospedale, in un reparto psichiatrico, perché gli hanno fatto il TSO. Noi dentro il reparto c'erano i mal di testa fortissimi e siamo dovuti andare via, perché avevamo proprio una pressione forte in testa. Ho detto: scusa, ma come? Li dovrebbero aiutare qua dentro, invece li stanno attaccando con queste frequenze. E alla fine siamo andati lì. Infatti, se vedete le persone che ricoprono il TSO, le vedi tutte brave. Il ragazzo l'abbiamo costretto a fare un TSO
fatto il TSO l'avrebbero sicuramente massacrato, perché, certo, perché era proprio la disperazione. Certo. Adesso è ripreso a lavorare, le famiglie erroneamente lo stavano sottoponendo. Infatti, hanno spiegato questa cosa, non l'hanno fatto, si è ripreso. La ragazza, i genitori l'hanno portata in TSO perché dicevano che diceva delle cose strane. Esatto. Non sbaglio quello, ma la manipolazione mentale è anche manipolare i parenti e le persone che ci stanno intorno. E quello è proprio uno dei loro scopi, cambiare proprio le frequenze. La frequenza dell'amore diventa la frequenza dell'odio. È lì che il manciuriano non deve più avere sentimenti quando deve fare, quando deve prendere degli ordini e deve fare un tipo di lavoro. Quello lo possiamo fare, se è una telecamera spettroscopica. Il 20 maggio facciamo la conferenza latina, porteremo questa telecamera che abbiamo preso dalla CIA, 5.000 euro è stata pagata, che misura il valore emozionale. Ecco, questa è una cosa buona perché potremmo fare dei test anche su questo. Vi voglio far sentire un'altra cosa, una piccola cosa, Aspettate. Sono un ricercatore in pratica, penso la modifica, uno spaccio, capovolgendo con questo nostro progetto che proviene dal diretto, e allora lei vedrà che quello che lei mi sta dicendo non accadrebbe mai più. Quindi lei pensa che le scie chimiche, le armi di ricerca, le armi, il mouse... Aspettate un attimo, Io ogni volta che vedo qualche personaggio importante vado lì e gli do giù con determinate domande. Io sono andato pure da Pichino, mi hanno detto mi raccomando, mi fai domande strane, la prima cosa che ho detto, controllo mentale MK Ultra, e c'è l'intervista che ho pubblicato sui miei canali, ma tutti a Pinotti, a Pablo Aglio, poi io rifarò tutte le praticamente le interviste a Pomezia, cerco proprio delle spiegazioni da queste persone. Infatti il generale, noi stavamo al convegno esoterica che è stato fatto a Fiumicino, a Parco Leonardo. Io sono andato dal generale e gli ho fatto delle domande. Allora, quando gli ho fatto alcune domande, io volevo che lui mi parlava di esperimenti sulla popolazione, ma quando lui mi ha detto questa cosa, che alcuni satelliti irradiano alcune persone per creare delle destabilizzazioni, per annientarli, ho detto, non lo dice Emiliano Babilonia, io dico il generale dei carabinieri, che è una cosa differente, è come se una persona dice una cosa così a caso. No, è stata una testimonianza che ho registrato, infatti io poi l'ho subito pubblicata, ho messo subito l'audio di questa cosa. Ma non so qual è il punto di preciso, vediamo se parte. Generale Antonio Pappalardo. Signor generale, vi volevo fare alcune domande un po', diciamo, particolari. Che cosa ne pensa di queste tecnologie che in realtà dovrebbero essere utilizzate per fare indagini, invece vengono utilizzate per spiare le persone, per spiare anche le forze dell'ordine che fanno il proprio lavoro onestamente, le proprie indagini onestamente? Quando c'è un vertice che non ha morale, che cura solamente interessi propri, che pensa solamente al profitto, tutto viene utilizzato in quella direzione. Quando il popolo ha perso il senso della fede e della morale, a quel punto arrivano questi sciagurati che attorno usano le tecnologie che sono valide. Signori, le tecnologie sono valide, siamo noi che le usiamo impropriamente o in maniera tale da ricavarci comunque dei profitti. Ecco, se noi cambiamo tutte queste situazioni capovolgendo con questo nostro progetto che proviene dal diretto, e allora lei vedrà che quello che lei mi sta dicendo non accadrebbe mai più. Quindi lei pensa che le scie chimiche, le armi di ricerca, le armi, il morso potrebbero causare tutte queste catastrofi che stanno causando? Io penso che ci siano dei fenomeni strani o degli esperimenti strani che stanno facendo sulla nostra pelle per motivi che ci sfuggono. Però io dico una cosa molto importante, questi esperimenti li fanno perché c'è un popolo acquiescente e non è tollerabile che questo venga tollerato da esseri umani che devono essere padroni della loro esistenza e della loro dignità. Noi miriamo a questo obiettivo di fare degli uomini e donne che possiamo
possiate prendere il destino con le vostre mani. Ci sono degli esperimenti, credetemi, molto dannosi. Pensate che un medico mio personale mi ha messo una pietra. Ce l'ho qui in tasca, la voglio più. Poi non la trovava, però c'è una pietra. Portala sempre. È una pietra particolare che neutralizza alcuni effetti elettromagnetici da parte di certi satelliti che vengono indirizzati verso certe persone, Ma detto poco, come si chiama la pietra? Tormalina nera. Sentite che cosa dice un generale dei carabinieri, non lo dico io, lo dice un generale dei carabinieri. Ma portala sempre. È una pietra particolare che neutralizza alcuni effetti elettromagnetici da parte di certi satelliti che vengono indirizzati verso certe persone per ambientarle. Io l'ho preso, mi sono messo a sorridere, poi ho detto tutto me stesso, ma perché sorrida? E se fosse vero? Intanto me l'ho messo in tasca, non si sa mai. Neutralizziamo questi effetti sulle persone. Però il generale furbo dice: e se è vera questa cosa, come quando ha intervistato Corrado Palanga, sono tecnologie militari, ma anche aliene, lui ti dice, perché giustamente lui ti dà tre risposte per non dare mai la certezza di qual è in realtà la vera tecnologia. Lui lo dice questa cosa, quindi se lo dice anche lui, ma lo dicono tante altre persone. Io ho fatto l'intervista all'ispettore Quarta. L'ispettore Quarta mi contatta, noi incominciamo a parlare e facciamo un'intervista sulla mia radio web, Emiliano Babilonia Spreaker. Incominciamo a fare l'intervista e lui mi dice: io ho avuto un caso di una persona che veniva all'interno del posto dove io lavoravo e mi diceva tutti i giorni che l'attaccavano con queste frequenze, con queste armi, gli parlavano in testa e gli dicevano tutto quello che lui faceva dentro casa, o addirittura gli dicevano avvenimenti che accadevano per strada, ma mentre lui stava dentro casa, non mentre lui camminava per strada. Allora lui che fa? Gli dice a questa persona: portami una relazione, io creo una denuncia, scrivo una denuncia e la portiamo in procura. 9 mesi archiviata la denuncia. Allora io l'ho detto a lui: ma se noi andiamo dalle forze dell'ordine e le forze dell'ordine non ci tutelano, chi ci deve tutelare? E lui mi ha detto: questa è una bella domanda, mi ha detto. No, però è magistrato. Sì, però nel senso, se noi andiamo dalle forze dell'ordine, la denuncia la portano, ma il problema, come diceva, è la magistra, era, ma dall'alto li blocca, non sono i PM, attenzione, lo so, perché dall'alto loro bloccano questa cosa, non la mandano avanti, perché se ti dici stanno i satelliti che creano leucemie, tumori o gravissime patologie alle persone, perché si parla delle scie chimiche, perché si parla dei metalli? Quando io ho fatto a Montanari due domande, una la risposta e la seconda ha detto: possono rispondere per questa cosa? Gli avevo detto: se in un bambino che già 6 mesi, 8 mesi, un anno, gli metto dei metalli, diventa un recettore di queste frequenze, perché il metallo gli fa l'antenna, queste sono delle antenne e il metallo fa questo. Loro che cosa utilizzano? Le frequenze elettromagnetiche dei 50 Hz, le frequenze elettromagnetiche dei telefonini, perché noi ce l'abbiamo sempre addosso. Ma il telefonino fa male, già se io sto così. Erano i GSM che sparevano, allora quelli sparavano addirittura fino a 7 watt di potenza massima. Questi un po' di meno, ma la frequenza irradiante, quando non prendono il campo, aumenta, perché se noi andiamo in macchina con un misuratore di frequenze, al momento che noi ci muoviamo le frequenze aumentano, i campi elettromagnetici sono devastanti all'interno dell'abitacolo. Perché loro lo fanno apposta. Web e non mettono la frequenza 5G, cioè siamo arrivati al microonde dentro casa. La nuova tecnologia utilizzerà le frequenze elettromagnetiche di casa, cioè il cavo elettrico di casa, senza ausilio di
apparecchiature diventa una frequenza ad onda convogliata, quindi diventa già un ripetitore wireless. Ma già c'è, adesso, non è c'è. Quando si rompono con gli attacchi, no, utilizza, sì, però per caricarli. Adesso addirittura la banda radio direttamente, come fanno in Giappone. In Giappone ti attacchi la presa, cioè direttamente il segnale wifi. Ma c'è un posto, bisognerebbe praticamente non avere questi dispositivi elettrici dentro casa. Lo so, una persona dovrebbe vivere in una campagna, una villa separata, la notte crea un tipo di impianto particolare che scollega tutte le linee elettriche dentro casa e lascia praticamente un utilizzatore solo che è il frigorifero. Oppure io consiglio questa cosa, dalle 3 alle 6 di notte di staccare il frigorifero, perché dalle 3 alle 6 si accende in modo anomalo il frigorifero e quelle frequenze elettromagnetiche, ve lo dico io, ho fatto tutti i test possibili immaginabili, io giravo con l'elettroencefalografo con 14 sensori attaccati addosso, sembravo Robocop, che quando mi sono affacciato al balcone e stavo così e non mi ero accorto che c'era la vicina che fumava, ha guardato tutto illuminato, cioè, ha guardato tutto illuminato e ha detto: no, sto provando una cosa che mi serve. Cioè, non potete pensare che cosa. Io non so che cosa ha pensato la signora, però ho visto che era un po' dedubante, ha buttato la sigaretta e è entrata subito dentro la casa. Sentivo che parlava col marito. Però praticamente io poi gli ho detto il giorno dopo che stavo provando alcune cose tecniche che mi servivano. E lei ha detto: già, va bene. Infatti non sono uscito fuori dal balcone con quelle strumentazioni. Pensate che il periodo estivo alzano determinate frequenze del calore fortissimo sul corpo, e io facevo i test in mezzo, andavo in mezzo al prato, mettevo una tenda e facevo delle analisi proprio per vedere le differenze dei campi elettromagnetici che cosa mi creavano sul corpo. Non so se vi siete accorti, ma la corrente elettrica dentro casa crea proprio il surriscaldamento, perché le microonde che vengono alterate attraverso le nostre frequenze fisiologiche, e qui dice gravi disturbi, basta che mettono 5 gradi di più sul nostro corpo e nel nostro cervello, noi scoppiamo dal caldo. Secondo voi perché ci fanno scoppiare dal caldo? Per comprare il ventilatore. Ha detto giusto la signora, perché così utilizziamo i ventilatori, utilizziamo i climatizzatori, e chi guadagna? Lo Stato, le società elettriche. Le società elettriche di chi sono? Sempre dello Stato. Come la dipendenza anomala che è scoppiata dagli anni 80, e molte persone dicono: io non riesco a capire perché ho questa dipendenza quando io sono 10 anni che non faccio più uso di alcol, non faccio più uso di droghe. Io avevo un ragazzo che mi ha contattato, mi ha detto: io sono stato 10 anni in comunità stavo benissimo, andavo un giorno a casa, mi mettevo a letto, il giorno dopo io mi sembravo uno zombie, un tossico che camminava per strada. E dopo una vita, ho studiato una volta, che studiando queste cose ho fatto misurare da Lennel, la presa, mi sono rimasti 2 giorni nel misuratore, quando sono venuti aveva registrato 243. Perché per esempio passa 220 e mi accendi l'assicurazione, ma non lo vedo l'assicurazione, lo sai? Perché c'è un'assicurazione, perché la prezzi 220, se supera 242 tu rischi certo. Io ho detto anche che si è bruciato quello, e quello c'è, certo. 1500 euro, ma io lo sapevo, l'ho fatto apposta, perché ho detto: mo vengono lì e vedo che succede. Mi stavano a massacrare 243 e 220, io mettevo la roba per esplodere, no? è vero, fanno bruciare un sacco di cose da sola, come carolina. Allora vi faccio vedere, vedi che per esempio dove aumenta i cavi delle cabine delle cabine telefoniche, sì. No? E lì c'è più rischio, lì come dove c'è una tecla grande. Certo, infatti. Io non ho letto la mente alla signora, però già stavo rispondendo alla signora. Allora, mi contatta un ragazzo, lui da bambino stava all'interno del Forte Bravetta, il Residence Bravetta, ci sono stati suicidi,
morti anomali, persone che morivano di infarto, di leucemia, eccetera, eccetera. Guardate sul tetto, ci sono 3 ripetitori, da sopra non si vede, aspettate, vediamo se si vede da sopra, vediamo se lo riesco a ingrandire, no, un attimo, è uscito fuori, si vede sul tetto, la compagnia telefonica contatta le persone del condominio e gli regala gratuitamente 2 telefonini a testa di nuova generazione, ma in cambio, e poi gli dà la scheda telefonica di nuova generazione, in cambio dovevano mettere 3 ripetitori sul tetto. Avete sentito che cosa dice il film? Aggiungo una cosa, non è soltanto una competenza delle persone, lì ci stanno gli amministratori compiacenti. Però infatti hanno regalato a tutti quelli del palazzo 2 telefonini a famiglia e 2 contratti a famiglia, e lì sono morte tantissime persone, sono suicidate, tumore, leucemia. Adesso vediamo se si vede un'altra fotografia, questa è più dettagliata, e si vedono i ripetitori che praticamente stavano sopra. A un certo punto che cosa è successo? Quando io sono andato sotto questo palazzo con tutti i misuratori a vedere i campi elettromagnetici, loro ci vogliono far credere che il raggio d'azione che crea il danno alle persone non è il raggio sottostante all'appartamento. Non è vero, eh? Cioè, non dico che si accendevano i LED come a Monte Mario con Radio Maria, ma poco ci mancava, eh? Le frequenze sono devastanti. Ma perché dicono che l'effetto onda c'è sopra? L'effetto onda c'è devastante. Ombra, cioè, ma non ci sono più adesso? Sì, sì, ma sotto le frequenze sono sempre alterate, sono sempre elevate. Non dire che dicono no, lo fa solo un raggio d'azione più distante. Se il problema più grosso è perché sta di fronte. Di fronte e intorno. Intorno quanto? Bisogna stare 200-300 metri di distanza, ma il problema è che le frequenze sbattono addosso al palazzo e ritornano indietro, quindi quelli che stanno dentro al palazzo hanno costanti attacchi di questi campi elettromagnetici e li devastano. Infatti il film che cosa dice? Abbiamo messo delle frequenze dell'empatia, gravi disturbi, rabbia su posti disagiati, su quartieri disagiati. Hanno le prove. Questo che cos'è? Il residence, Bravetta, il residence dove c'erano praticamente gli sfollati. Vi dico un'altra cosa, siccome io sono un tecnico, tu bella monaca, mia nonna muore, circostanza no, l'86 anni, va bene, diciamo che era una circostanza naturale. Io entro dentro casa di mia nonna, faccio i test, le stesse identiche frequenze fortissime, tutti i ripetitori fortissimi. A un certo punto mio zio era entrato dentro casa, dice mettiti anche lì dentro casa così possiamo stare insieme. La casa, come ho detto questo, volevo creare l'associazione, la volevo mettere all'interno della casa. Dopo una settimana mi chiamano, cioè sono passati vari anni, io stavo facendo alcuni lavori, mi chiama una signora del palazzo, mi dice vieni di corsa, ti hanno sbuttato giù la porta di casa. Ho detto come hanno buttato giù la porta di casa? Ma hanno sequestrato casa? Cioè, ma che è successo? Ma non ci credete, il comune di Roma mi ha pignorato casa popolare, l'hanno sequestrata in modo preventivo. Io arrivo lì e dico ma com'è possibile, scusa? Ah no, perché la nuova legge lei dice che lei non ci deve stare dentro casa. Allora io manco ho discusso, manco ho parlato con queste persone. Ho detto va bene, vediamo che cosa si può fare. Vado dall'avvocato e mi ha detto lascia stare, una volta che sono entrati in casa non la rivedi più, e se ti ridanno casa ti ridaranno casa da un'altra parte. Fatalità, come io ho detto, metto l'associazione all'interno di quell'appartamento. C'è un problema di resistenza. È possibile, l'ex articolo 6 del 392 del 70 dice che c'è il subentro. Perché tu sai che hanno detto di no. Ti faccio leggere il foglio. Ma quando lo vogliono, hanno detto di no. Addirittura risultava una denuncia anonima di una persona. Era la vicina. No, una
una denuncia anonima di una persona che diceva che la casa era disabitata e che addirittura i parenti stavano, vivevano all'estero. Poi racconto. Pensate un po'. E addirittura il magistrato, se vi dico chi era il magistrato dell'ex Zilanda dice no, lei non ha più diritto. Questo è quello che gli fa capire che come ti metti addosso o crei o fai determinate denunce, ti vengono addosso. È vero, tutti è, modi. La cosa, è la tua casa. Certo. Perché tu hai detto che ci metti in associazione. Ma chi lo sapeva? E non lo sapeva nessuno. Io stavo parlando solo con alcune persone che avrei messo la sede dell'associazione, ma quelle persone non sapevano qual era la casa, non sapevano qual era l'immobile, ma chi mi ha sentito? Dall'alto mi hanno sentito e immediatamente hanno risolto il problema, mi hanno subito buttato fuori casa. E questo è un aneddoto. Pensate che io l'ultima denuncia l'ho portato in procura, ufficio primi atti, è uscito quello dall'ufficio, mi è venuto dietro, ho detto questo che vuole. Ho detto, gli devo dire una cosa, mi dica, che è successo? Anche noi siamo spiati dentro questo posto, lei c'ha pienamente ragione. Io me lo sono guardato così, ho detto, meno male che la gente incomincia a capire che anche loro sono spiati con questi sistemi, con queste tecnologie. Allora, siamo andati a una conferenza, mi pare la conferenza di Biglino, c'erano due persone delle forze dell'ordine di Bari, si sono avvicinate vicino a noi. Uno di questi mi ha detto, dice, io ti devo dire la verità, io ho visto i tuoi video, io tutte le malattie, tutte le patologie, io quando vado al lavoro io sto sempre male, mal di testa, disturbi, arrossamento della vista, intontimento, dice, sarà un caso, ma per me tu c'hai proprio ragione, perché queste cose succedono anche ad altre persone che stanno all'interno di questi posti. Ci contatta una signora, questa lavora all'interno della DIA, dico, ma questa che vuole? Ho detto, lei qualcuno è infiltrata, che vuole sapere qualche cosa. Mi comincia a dire che lei la spiano da dentro, andava in giro col jammer per trovare le microspie all'interno delle stanze. Io ho detto, non ti far vedere con queste apparecchiature che ti prendono per pazza e buttano fuori da sti posti. No, a me non mi interessa, io già l'ho detto ai magistrati, l'ho detto a tutti. Ho detto, mamma mia, questa tra un po' la buttano fuori da sto posto. Perché purtroppo le frequenze diventano talmente elevate che creano proprio dei disturbi di questo genere. Le persone credono delle realtà surreali, delle realtà distorte, fatalità là vicino c'era lo studio di Stefano di Felce Mirtillo, non so se lo conoscete, Stefano Felce Mirtillo. Stefano doveva fare l'intervista con me, due ictus, gli hanno trovato un tumore, adesso sta in ospedale e non si sta riprendendo, non so quanto tempo ci metterà per riprendere. Sarà un caso pure là. Scusa Emiliano, perché in Italia hanno anche adesso due rosse. Sì, sì, e poi una cosa strana, gli hanno bloccato la parola a Stefano De Vecchio, non riesce più a parlare. A Malanga con la vista, che gli hanno creato dei problemi con la vista, che sta perdendo la parola. No, 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 guarda, l'ultima volta che l'abbiamo vista c'aveva tutti gli occhi rossi. L'ho sentito ieri. Però non sta bene, però sta rischiando, devo dire. Sta rischiando, ce l'ho detto pure a noi che non può dire determinate cose. Ma guarda, uno pensa chissà chi può essere, alla fine lo devo andare a trovare il responsabile, chi è stato sempre più vicino. Certo, è vero, è vero. Vi faccio vedere una cosa. Ministero della Difesa. Echelon non esiste in Italia. Non esiste in Italia, rendetevi conto. La stessa cosa che Raffaele Cavaliere ha detto, ma io denuncio e tutti mi dicono, ma no, ma non esiste, ma non c'è. Guardate, non l'ho fatta io la denuncia, cioè l'hanno fatta persone politiche, persone importanti, e hanno risposto che non esiste. E accettatevi che c'è. 14 antenne giganti. Quello addirittura lo chiamano Echelon Italia, e no, dice no, non esiste questa cosa, perché ovviamente loro tendono a bloccare adesso tutto. Adesso l'hanno messo pure alla Latina, vicino alla nucleare, al MOUS, il MOUS che stanno devastando tutti quanti. Però chi gli va a dire qualcosa? Cioè, nessuno va lì e dice guarda che l'antenna mi crea delle radiazioni, perché addirittura l'ARPA, che dovrebbe tutelare l'inquinamento elettromagnetico, hanno fatto delle rilevazioni a casa di una persona che io conosco. Gli hanno detto no, tutto a posto, sono frequenze normali. Io una settimana prima c'era andato io e c'avevo i misuratori tutti a rosso, così frequenze così alte. Ho detto scusa, non è possibile. Io ho detto ma che hanno fatto? Hanno messo un apparecchio.
se ne sono andati via e dopo qualche ora sono ritornati, no, tutto a posto, signore, non si preoccupi, tutto a posto, la signora è stata male, ci ha avuto un principio di infarto, 3.000 cose. Dove l'hanno messa la linea adesso? Dove l'hanno messa? Attaccati a noi, la questura della linea. Perché ve l'hanno messa attaccati, così se state male, quello è l'esperimento indotto che loro vogliono fare, proprio per l'attacco. Perché infatti i primi esperimenti fatti con questi dove l'hanno fatti? All'interno delle basi dell'aeronautica anche. Allora, perché i radar da terra. C'è tutto il discorso che bisogna fare molto molto importante sul territorio di Latina. Perché Latina è una città esperimento. È certo. Infatti, prima parlavamo della frequenza di risonanza di Schumann. Allora, se io creo una gabbia di Faraday intorno all'atmosfera terrestre, la frequenza della risonanza che viene sparata dai sistemi radar satellitari penetra all'interno della gabbia, ma se penetra all'interno della gabbia non esce più, rimane all'interno, ed ecco perché avvengono i surriscaldamenti del corpo, i surriscaldamenti della testa, i vari bruciori e le varie patologie. Adesso voglio fare dei test, così vi faccio vedere quello che io dico per capire, cioè poi vi do dei consigli quando state dentro casa la sera, che cosa dovete fare. Non dormite con i telefoni vicino al comodino, levateli dalla stanza e metteteli da un'altra parte, perché il telefono riceve e trasmette frequenze di continuo durante la notte. Poi noi ci abbiamo e WhatsApp e Facebook e quella e quell'altro, cioè, arrivano centinaia di frequenze continue all'interno della nostra testa, all'interno del nostro cervello. Sì. Io più di una volta, nelle mie esperienze personali, più di una volta ho sentito che praticamente stavo per entrare in quella sorta di paralisi ipnagogica. Siccome ho con molto dolore anche fisico e molta volontà e rabbia, chiaramente, sono riuscita a dominarla, nel senso che ne esco. Più di una volta io ho sentito che c'è stato proprio uno scatto di frequenze altissime, mi scoppiava la testa. Gli orari che queste frequenze aumentano e diminuiscono sono. Ma era voluto, perché io non... Certo, loro lo vogliono apposta. Sì, lo fanno, non c'era cosa, l'hanno fatto apposta, sono certa, perché io non cadevo in quella sorta di sonno ipnotico. E certo. E quindi chiaramente ho sentito proprio uno scatto di che si è alzato e la testa che mi è cadente, pensavo mi scoppiasse. È una cosa allucinante. Queste sono determinate frequenze, non dice la radio. Dalle 3 alle 6 del mattino, più o meno quello orario, il giorno dopo ti alzi improvvisamente mentre utilizzi Facebook e ti appare una finestrina che ti dice compra, che ne so, la sera hai pensato ai caramelli, compra i caramelli che ha pensato te in quegli orari là. Certo, questi, perché come siamo in spazi tradizionali, perché noi dalle 3 alle 6 siamo questi spazi, loro ne approfittano e entrano dentro i nostri sogni, non è uno scherzo. No, quella è realtà virtuale indotta, e con queste frequenze loro possono fare anche questo, perché io sono testimone diretto, mi facevano fare dei sogni che sembravano un film a realtà virtuale. Addirittura la mattina io dicevo voglio andare in quella strada e vedere se veramente ho visto questa cosa. Voi non ci crederete, c'era un sacchetto dell'immondizia, io sono andato in quella strada, mai andato prima, c'era il sacchetto dell'immondizia per terra. Quindi loro mi volevano far vedere a me, noi possiamo fare tutto, la stessa cosa che nel film, tanto a noi non ci puoi trovare, noi siamo invisibili, noi abbiamo il potere di leggere le tue frequenze cerebrali, di leggere la tua mente, e te non puoi fare niente, non puoi competere con noi, perché competere con una tecnologia di 100 miliardi di euro di un'agenzia legata sopra istituzionale è impossibile. Ma perché ci stanno mettendo tutte le persone su Facebook, tutte le persone sui social? C'è stata l'italiana la telefonata, che pure se no rimane di e questa è una cosa buona. Lo sapevo io, perché fa ricerche in tempo reale di la prima volta solo basta che nominato su web, chissà dove, automaticamente appena il numero. Sì, perché loro ci vogliono anche schedare con i social. Perché noi mettiamo la fotografia, siamo davanti al telefonino, ci vedono,
sentono i nostri messaggi vocali, vedono tutto quello che noi facciamo, per creare la sincronizzazione di tutto quello che noi, di tutta la nostra vita, tutto quello che succede. Sono database continui per studiare il comportamento di dell'individuo, perché ovviamente viene fatto da persone esperte. Cioè, se io tutti i giorni alle ore 5 vado all'interno di quel bar, loro possono fare delle statistiche attraverso un sistema in intelligenza artificiale che studia tutti i comportamenti dell'individuo. Facendo questo, si parla di computer che sono grossi quanto palazzi e server enormi che gestiscono dati infiniti, però questi dati servono a loro per studiare il nostro comportamento, le nostre, più a fine commerciale, a fine tecnologico, perché la mappatura cerebrale è scopo di guadagno elevato. Avere delle frequenze che creano il mal di testa a milioni di persone, avere delle frequenze che ti inducono ad acquistare i cartellini, ti inducono a comprare la droga, sono miliardi di euro che incassano chi vende questi farmaci, queste tecnologie, chi vende questi sistemi. Allora loro, per amplificarci addosso questi sistemi, ci hanno dato il telefonino, ci hanno dato il tablet, ci hanno dato il computer, ci hanno dato il wireless dentro casa, e il giochetto è fatto. Ecco perché molte volte alcune frequenze aumentano durante la notte, perché la notte, quando noi entriamo nella fase REM, loro ci bombardano, l'elettromagnetismo entra nel nostro corpo, ci creano un elettroshock e noi ritorniamo praticamente nella veglia, no, nel sonno profondo, nella veglia non dormiamo, la mattina ci alziamo e siamo stanchi. E loro poi durante il giorno ci ipnotizzano, ci creano il sonnambulismo. Quante volte succede che le persone si addormentano mentre stanno alla guida e poi si risvegliano 5 km dopo, e meno male che non succede niente. Ma in quel lasso di tempo, che cosa succede se una persona viene pilotata e quella persona prende un coltello e davanti si vede un demone, qualcosa? Molti casi di questi, una mamma dice: Satana mi diceva di ammazzare i miei figli. E l'ha preso i figli, li ha ammazzati. A Cogni, le bestie di Satana. Cioè, comunque c'è anche Monarch nel 56 nasce proprio così, sì, ma creano le sette proprio per, certo, per, però l'esercito perfetto è l'esercito che gli ordini di fare una determinata cosa, il soldato va, la fa e poi ritorna indietro senza pensare a quello che praticamente sta facendo il soldato. Così puoi avere praticamente l'assassino perfetto. Siran Siran, dell'omicidio di Kennedy, lui per una settimana non si ricorda quello che ha fatto praticamente, e lui scriveva sul foglio: uccidi, 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 e dice che sentiva delle voci che gli dicevano: uccidi, uccidi, uccidi all'interno della testa. Ma Siran Siran non poteva ammazzare Kennedy. Come faceva? Gli erano dei cecchini che si sono messi in determinati punti e fatalità, tre colpi l'hanno presa la testa, cioè una cosa impossibile. Oppure tanta gente che mi dice: vabbè, è stato un caso le Torri Gemelle. Se è stato un caso le Torri Gemelle, cioè nessuno si è accorto che queste linee si spostano all'improvviso e cioè, cambiano direzione. Senti, senti, tanti anni fa, però, tanti anni fa, a parte che parlava dei rettiliani, delle cose, ma diceva: perché si vuole quasi arrivare all'abolizione della moneta, banconota o moneta? Perché con il codice a barre tu hai praticamente catalogato, memorizzato tutto il pianeta. Certo. Basta che tu te compri il pacchetto di sigarette e gli hai lasciato tutti i tuoi dati. Certo. Ma questo già Orwell aveva scritto Il Grande Fratello, 1984, ed era questo. Certo. Se chi conosce Umberto di Grazia, ci aveva consigliato, ma tanti anni fa, il libro Mind War, Guerre Mentali, sì, che era impostato proprio su questo.
anche perché gli Stati Uniti avevano scoperto che tutti i funzionari più importanti dell'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca morivano per infarto e non riuscivano a capire perché. In realtà erano le onde cerebrali che portavano alla contrazione dei muscoli del cuore, la contrazione cardiaca. Nel film un addetto dell'FBI che stava facendo indagini proprio per questa cosa del controllo mentale, mentre cammina per strada, a un certo punto si sente la voce del protagonista di una persona che sta camminando per strada e gli dice: fra 10 secondi ti si bloccherà il cuore. E lui se lo guarda e dopo 10 secondi lui muore. Quindi nel film lo fanno vedere, si chiama fattore di controllo questo film, control factor. Se lo trovate su internet, vedetemelo, perché parla veramente del film, l'uomo che fissa le camere di Jasper. Anche quello. Oppure Macchi del Campione, che fanno vedere proprio un nemico pubblico, che fanno vedere proprio come funzionano le tecnologie satellitari, però loro dicevano che utilizzavano delle scimici sul corpo, ma la scimice adesso non serve più, dice il telefono, che ho risolto. Oppure creano una sorta di mappatura attraverso delle telecamere sintetiche e loro ci vedono mentre noi camminiamo per strada. Pensate che in Egitto con i radar russi fino a 20 metri sottoterra vedono le piramidi, cioè, e noi non troviamo i latitanti che stanno dentro casa loro, cioè, rendiamoci conto, non si trova la droga che entra in Italia, però se vai in Egitto con un semplice radar a distanza vedono le piramidi sottoterra, perché lì incassano 450 milioni di dollari perché prendi un patrimonio di oro, reperti storici che sono soldi a palate. Qua se il latitante viene preso perdono i soldi, perché sapete quanto costa un'indagine al giorno? Milioni. Quindi allora quanto costa un latitante, che poi bisogna vedere se il latitante è un latitante, perché potrebbe essere che manca il latitante. Carmine Schiavone era diventato dei servizi segreti quando però gli ha fatto sequestrare 2500 sì, diciamo milioni, ha collaborato, però sì. È andato al massimo dal carcere di massima sicurezza d'Aspoli, però, certo. Però più che altro la latitanza dipende quando perdi fondi economici, quindi quando è successo che il collegamento Stato-mafia in Sicilia era interrotto perché Andreotti è morto poco prima, quindi ha perso il potere, automaticamente è stato preso anche il super latitante e Reina e compagnia bella, Brusca e compagnia bella. Quindi che vuol dire? Vuol dire che innanzitutto che c'è i soldi per mantenere la latitanza, per cui se c'è i soldi tu pure quei radar l'uso che sparisce uguale, cioè perché chi sta sopra fa sbagliare tutto, ma è normale, chi sta sopra fa sbagliare tutto, anche qualsiasi radar, se c'è dicono che non c'è, cioè, ma è normale. Però se te lo dice una persona che studia le piramidi, dice adesso con un radar mi vedono praticamente tutte le tombe che stanno sotto terra. E vede sottoterra l'aspetto della terra, verifica sì, l'aspetto geofisico della terra. Sì, 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 sì. Ma addirittura possono vedere pure dai satelliti adesso sotto il mare, cioè, fanno le analisi. Una volta si usavano i sonar, i sommergibili, adesso non si usano più perché addirittura passano l'acqua per riescono a vedere tutte queste cose. Il nodo di Ackman per le persone che rilevano questi campi elettromagnetici influiscono, perché se uno ha un appartamento sul nodo di Ackman la frequenza del campo elettromagnetico si amplifica sia da sotto che da sopra, è quello che viene praticamente devastato, lo massacrano su questa cosa. Senti, ma questo del campo magnetico vale pure per il telefono fisso? Ah, no, allora il telefono fisso ha una frequenza di 115 volts in alternata e poi lavora in frequenza continua, però non è in costante trasmissione e ricezione, quello passa solo attraverso un cavo, ma quella frequenza può creare anche dei campi elettromagnetici. Però se la frequenza è in continua non abbiamo problema, perché ho progettato una centralina
che fa partire attraverso dei trasformatori elettronici, non meccanici, perché il trasformatore meccanico era il campo elettromagnetico, il trasformatore elettronico no, con dei relè, uno con un telecomando spinge un pulsante e attiva solo la linea elettrica che gli serve da attivare, ma le linee elettriche sono tutte con i LED, perché cambiano proprio le frequenze con la lampadina a LED che con la lampadina a incandescenza oppure con la lampadina a luminescente. Allora voi che cosa dovete fare? Cambiare praticamente la corrente elettrica dell'impianto e farlo diventare tutto in corrente continua. Ma non è facile modificare questo, perché uno deve modificare tutto l'impianto di casa e farlo partire da un'unica centralina. Ovviamente c'è un costo molto elevato, poi i cavi si possono mettere schermati, si possono mettere dei cavi fatti in un certo modo, utilizzare dei controsoffitti con delle schermature particolari per bloccare determinati campi. Ma ovviamente non possiamo vivere all'interno della gabbia di Faraday. No, se comprare, dove comprare? Lo so, e lì per gli elettrodomestici si stanno tutto durante la notte. Anche quelli in argento, ci sono. Ci sono pure le reti che scaricano a terra e ci sono addirittura le tende che schermano. Rosario Marciano ha delle tende che schermano dei campi elettromagnetici. Ci sono dei negozi appositi che vendono queste tutti questi tipi di schermature. Il problema è che costano veramente tanto. Non è che le regalo, io mi ricordo che abbiamo fatto un test per una ragazza che è venuta a Roma, noi avevamo una tenda in argento, un maglia d'argento, dove avete tutte le fotografie qui, però chi ci ha donato per quella settimana questa tenda l'ha pagata 2.800 euro scontata. Cioè la piccola tenda. La cosa importante sarebbe essere schermati anche sopra con la coperta, cioè proprio le trapunte anche con le sotto sopra. E no, questa testa, era proprio una tenda, proprio tipo quella degli indiani, e tutto il letto, anche sotto il letto c'era questa schermatura, però 2.800 euro è di vivere all'interno della gabbia di ferro, e quindi diventa una cosa un po' impossibile. Vi faccio vedere questo piccolo programma. Cosa? Sì. Infatti quando siamo andati a casa sua di Varo, che ho fatto le analisi con i misuratori, abbiamo riscontrato che c'era una lampadina a neon che stava all'interno del corridoio e noi stavamo nel salone vicino al piano, la vecchia casa, e le radiazioni erano fortissime. Infatti io ho detto guarda, c'è qualcosa che irradia. Abbiamo staccato quella lampada, una lampadina che parecchia era una lampadina cinesi a LED, quelle irradiava le frequenze in modo incredibile, la tolta, pensate che c'era addirittura la corrente staccata, cioè l'interruttore era staccato, ma una fase trasmette sempre l'elettromagnetismo, quindi ogni tanto è certo. Vi faccio vedere questo è un piccolo strumento. Sì. L'uomo ha usufruito anche delle conoscenze alieve e ha sfruttato tutta la tecnologia aliena, perché lui parla del passaggio della conoscenza da un alieno a un uomo A e così via, praticamente all'infinito. Sì, però molte di queste tecnologie, noi parliamo militari, utilizzano tutte le tecnologie del sistema Tesla, perché le bobine di Tesla creavano delle patologie alle persone che praticamente lavoravano nell'area dove lui c'era nel laboratorio, addirittura erano spariti gli animali, erano spariti i pesci, e tutti si erano accorti di questo. Quando lui ha staccato queste bobine sono cominciati a ritornare gli animali, che sono i più sensibili, che praticamente rilevano queste frequenze. Infatti il gatto, la moria dei pesci, la moria degli uccelli, lo spiaggiamento delle balene e dei delfini, quelli rilevano questi campi, non capiscono più niente, e purtroppo come si inducono a morire su queste spiagge. E certo, ma non per campi. Allora vi faccio vedere questo strumento. Allora, questa è una piccola antennina,
voi vedete che questa antenna guarda che cosa sta captando all'interno della stanza, la corrente dei 50 Hz. Questo è il mio corpo, io tocco l'antenna, guardate che cosa comincia a captare tutto l'apparecchio, tutto il dispositivo, sta aumentando di frequenza, quindi il mio corpo interagisce con la corrente dei 50 Hz. Se avete la fortuna di non rilevare questa frequenza, siete fortunati. Noi elettrosensibili che rileviamo questo sistema abbiamo determinati disturbi e patologie derivanti questo tipo di frequenza. Non siamo tutti uguali. Sì, ci si piace. Vi voglio far vedere anche un'altra cosa. Aspettate un attimo, Emiliano. Sì. Non è perché tu fai l'antenna, che è un'estensione dell'antenna al tuo corpo, no? È per questo che noi captiamo queste frequenze, ci creano la manipolazione cerebrale. Perché tutti penso lo possiamo fare, tutti lo possiamo fare, ma non tutti rilevano queste frequenze. La fortuna che vedo 50 Hz, adesso è diminuita la frequenza. Io vedo 50 Hz. Queste sono. Sì, perché questa è tutta la scala delle frequenze che capta il nostro corpo. Aspetta che ti faccio vedere un'altra cosa, perché io l'ho abbassato un pochettino. No, un attimo, io vedevo quando tu c'avevi l'antenna in mano, vedo 50 Hz che è praticamente sicuramente la frequenza della rete, no? Poi ci sono le armoniche, 100, 150, 200. Certo, perché questo sono i picchi, per cui è la frequenza principale con le armoniche. Guardate, io ho alzato il braccio, no? Vedete? Sta captando le frequenze dei LED. Vedete? Con una semplice antennina, se io portavo un'antenna di 2 metri o un'antenna direzionale, io captavo frequenze fino a centinaia di metri di distanza. Però il nostro corpo capta e assimila tutte queste frequenze che creano questi determinati disturbi. Nel film che fanno vedere, sparo le frequenze attraverso i ripetitori dei cellulari. Le frequenze interagiscono con la corrente elettrica, entrano nel nostro corpo e ci creano tutti i disturbi che loro ci vogliono creare. In più, abbiamo la corrente elettrica, abbiamo i telefonini, abbiamo i ripetitori. Come funzionano tutti questi ripetitori e questi telefonini? Attraverso le trasmissioni radio della corrente elettrica. E il giochetto è fatto. La tecnica piuttosto che schermare, sarebbe quello di riprodurre suono in ingresso valutato in controfase rispetto a quello che entra, automaticamente annullando la fase, esatto. L'effetto si annulla. Sì, ma il nostro corpo come fa? Attraverso questo sistema. Dentro una stanza di casa. Però devi vivere all'interno di una gabbia, quello che dicevo in prima. E quello diventa un problema. Per curarti da questa situazione, ti infili dentro questa gabbia d'argento, ok? Senza suoni, senza interferenze. Arriva questo segnale, viene misurato il segnale, automaticamente col generatore lo riproduci in controfase, certo. Fase e controfase si annullano e da dove si annulla le certo. Infatti, per esempio, se adesso viene qualcuno qui e vuole toccate solo l'antennina e vediamo cosa succede. No, tutta con la mano adesso. Per esempio, guardate, la ragazza che dice che è che rileva determinati campi elettromagnetici, guardate come rileva queste frequenze sul corpo. Io adesso lo prendo io in mano, molto molto elevate, diminuiscono determinate frequenze e si stanno attenuando i colori, ma le frequenze sono sempre elevate. Pensate, queste patologie che ci passano attraverso il cervello, quello che ci crea. Fammi fare un'esperienza. No, non vorrei che dopo sono troppo forte. No, sta analizzando adesso le sue frequenze, perché addirittura lui ce l'ha ancora qua. Dopo quella lì, esatto. Niente, Raffaele Cavaliere, purtroppo salutatelo per questa volta. Al prossimo momento. Ascoltate, guardate l'occhio sinistro. Prima vi ha parlato di certe patologie. Da una settimana ho l'occhio sinistro gonfio rosso. Con tutte le pomate non se ne va via. Non posso sì, però non continuo a parlare perché la relazione la sta facendo lui. Perciò la mia elettrosensibilità è se vedete per esempio le frequenze sono molto elevate, quindi
l'assorbimento di questi segnali sul nostro corpo si aumentano a seconda della sensibilità del nostro corpo. Purtroppo ci sono persone che non penseranno mai che la corrente elettrica, cioè pensate che 50 Hz sparata addosso o 150 Hz sparata addosso all'interno del cervello, noi dobbiamo avere la fortuna di non rilevare questi sistemi. Io ho gente che addirittura vibra il corpo quando passano vicino ai campi elettromagnetici e la vibrazione la sento anche io. E adesso faremo un altro test per la risonanza. Io lo sapevo che se facciamo uscire l'antennina andavamo via alle 9:30. Vabbè, andiamo via a mezzanotte. Penso che non ho fatto uscire l'elettroencefalografo, perché se faccio uscire l'elettroencefalografo andiamo via a luna. E le frequenze sono sempre elevate, sempre elevate, purtroppo la radiazione sarà su tutti noi, solo che alcuni le rilevano e alcuni non le rilevano queste valori. Tutte le assorbiamo, ma alcune parti del nostro cervello non sono sensibili a captare queste frequenze. Ecco perché alcuni sentono il rumore all'interno del conduttore di via, purtroppo queste sono le frequenze. No, non è peggio, sono le frequenze sparate all'interno di questa stanza. Ad esempio, se noi adesso stacchiamo la corrente elettrica schermano per il fatto che io le ritengo queste frequenze stanno leggermente diluendo, ma è poca la differenza tra uno con l'altro. Scomparivano quasi tutte le frequenze, tranne un giorno che mi sono messo con la tenda sotto a un cavo della tradizione e rilevando le frequenze. Quali come tutti? Perché la stanza è rasgata, poi abbiamo i motori e i condizionatori che emanano elettromagnetismo. Non ci capisco niente. Poi attivo un altro strumento e lì sentiremo il suono di queste frequenze. Volevo sapere, no, queste sono le frequenze rilevabili dall'esterno verso la macchina? È così? No, il nostro corpo fa l'antenna e fa vedere quello che noi captiamo. E non c'è uno strumento che dice il contrario, cioè quali sono le nostre emissioni? Certo. La biorisonanza. È così. Anche lei rileva queste frequenze. Come ci abbiamo detto qua? Allora, dammi la questa. Ce l'ha come tutti gli altri. Faccio io, aumento la massa, adesso che ho fatto dei test,
Guardate, una
ragazzi, pure 10 persone, la stessa cosa, guardate. Lui sta toccando, lo sto toccando io. Pensate il nostro corpo come sta interagendo, pensate con un'arma, un'energia diretta che spara la frequenza all'interno di una stanza, come interagisce con i nostri corpi. Ci posso pensare. Adesso facciamo la prova con 3 persone. Facciamo la prova con 3 persone. No, siamo vicini, senza che ci tocchiamo. Non mi dovete toccare. Così? Tocco io. Vedete? Adesso facciamo un altro test, ci tocchiamo. Tocca a lui, braccio, no, con la mano, solo la mano. Sentite che succede? Sentite che succede? Sta aumentando la frequenza, perché diventano due antenne che captano il doppio del segnale emanato all'interno della stanza. E adesso li tocco. È fatto col falso, l'altra mano. Pensate all'interno di una stanza quello che cosa ci possono fare, o all'interno di un posto dove sparano queste frequenze fortissime. Vabbè, come ci riprendiamo? Quindi siamo lì che funziona la massa. Più antenne hai, cioè più antenne colleghi a un dispositivo e più capti segnali. Ovviamente aumenta il guadagno e il dB. Ovviamente quando io mi volevo costruire un radiotelescopio, però per provare il radiotelescopio per individuare da dove sparavano con questo tipo di frequenze dovevo utilizzare un posto neutro, ma dove l'andavo a portare il radiotelescopio per cercare i denti? Io andavo a Villa Panfili con questo radiotelescopio, dopo un po' arrivavano dei Men in Black e ne portavano via perché si pensavano che cosa stavo facendo lì a Villa Panfili. Passavano due resine bianche. Possiamo farlo. Allora, che ora si è fatta? Le 8:15. Allora, se abbiamo 5 minuti faccio l'ultimo test, lo faccio direttamente io e provo l'elettroencefalografo per farvi vedere insomma come funziona un semplice strumento. Però devo cambiare. Allora, questo è un elettroencefalografo.
questo elettroencefalografo capta le mie frequenze cerebrali. Allora, vedete, qui sta già captando la corrente elettrica, perché mi ha dato, mi ha interpretato questa mia cosa. Se io apro e chiudo gli occhi, guardate che cosa succede. La sensibilità del movimento delle mie palpebre fanno interagire già l'elettroencefalografo. Allora, io adesso faccio una prova di rilassamento, ma un minuto, la prova che volevamo fare prima con la collega Valeri, però purtroppo non c'è tempo per fare un'ipnosi degressa, un stato di rilassamento collettivo, in caso se faremo qualche altro tipo di conferenza, e addirittura posso portare anche la cromoterapia, perché ho una lampada che praticamente cambia le frequenze di luce e si può vedere perfettamente come il cervello si rilassa con determinate canzoni, e lo possiamo fare con le ondate. Un altro si rilassa anche con me. Allora, io mi fermo un attimo, chiudo gli occhi e vediamo che cosa succede. Senza musica, così. Si stanno piano piano più allineando. Ovviamente, se io scendo in uno stato noto, uno stato di rilassamento, le frequenze si abbassano sempre di più. Ma io adesso vorrei leggere qualcosa e c'è praticamente la linea dell'attenzione che incomincerà a salire. Però io lo leggo solo con la mente, non lo leggo a voce alta. All'analisi comportamentale. Come avete visto, la frequenza blu. Sì, sì. L'attenzione si sta alzando. Sì, sì. Ovviamente questo strumento ha un algoritmo, lui fa vari tipi di prove e dopo modifica il parametro del programma, perché non è in tempo reale, perché ovviamente un programma deve gestire queste frequenze elettriche del cervello e poi trasformarle in un grafico in tempo reale. Certo. Però questo lo fa, pensate che io sto creando un piccolo progettino, voglio con questo elettroencefalografo muovere con la mente un piccolo robottino, ma è solo per fare un test, o addirittura vuole fare un altro tipo di test ancora, utilizzare delle frequenze di luce, anche con una frequenza laser, per trasmettere un suono da una parte all'altra utilizzando solamente il laser, utilizzando le frequenze fotoniche attraverso una fotoresistenza che praticamente poi trasforma questo suono uscente da questo fatto da forte in un suono reale. Pensate che con una frequenza di luce si può fare. Mi sta venendo in mente, questo associato all'analisi comportamentale scopre subito l'assassino, cioè no? Però è una cosa un po' più complessa, questo praticamente è un semplice strumento per utilizzare solamente. Questo più l'analisi comportamentale, cioè più un'altra serie di informazioni. Dentro casa poi succede questo, se noi scolleghiamo la corrente elettrica, le nostre frequenze sembra che piano piano si stabilizzano, con la corrente elettrica saltano totalmente tutti i parametri. Allora io questi test li ho fatti all'interno di campi di Faraday, li ho fatti in mezzo ai prati, sulla spiaggia, addirittura ho fatto un test in mezzo al mare, 7 miglia dalla terra, sono andato in una barca con lo strumento, ho fatto la prova con un ciclotereo a 7 miglia, il 90% di tutti i disturbi di tutte le patologie scompare. I telefonini erano morti, non prendevano manco più i medicinali radio, i barattini che ci avevamo all'interno della parte dell'imbarcazione, e io stavo bene. Una nostra amica mi ha contattato, ha fatto una crociera. Quando stava in mezzo al mare non aveva più disturbi a casa, mal di testa, disturbi di voce, attacchi, frequenze,
poi dico tutti gli altri allucinazioni che aveva, là stava benissimo. Ma il telefonino che prendeva, no? Neanche il telefonino, non prendeva niente. Sì, come non prendono i telefonini è probabile che ci siano dei contatti. Sì, ma ci devono stare in aria, tutti. E mi lo scippa il cellulare. E se uno va sotto Radio Maria e spara, che ne so, gigawatt di potenza e le frequenze si sentono all'interno dei citofoni, si sentono addirittura sì, sulle televisioni, i citofoni sono inseriti la frequenza di Radio Maria, hanno fatto dei test con due lamiere di rame e hanno fatto, no, sì, con due lamiere hanno messo un condensatore con un no, hanno messo un diodo con un LED e hanno provato a vedere il campo elettromagnetico e queste frequenze cosa succedeva. Le preghiere, sentivano le preghiere. Si accendeva in mente, si accendeva. Diodo. Che perfettevano. Di queste frequenze che vengono utilizzate per bloccare i disturbi. Noi ci risvegliamo, è come se noi ci prendiamo un sonnifero la notte, dopo 3-4 anni il sonnifero non lo sentiamo più.
queste frequenze sparate nel cervello dopo 8 anni non le sentiamo più, le frequenze di blocco, e cominciamo ad interagire con dei disturbi elevatissimi. Paolo Cioni, sull'ultimo libro Neuroschiavi, nella 4ª edizione, lui ha seguito un caso di una signora che ha detto: ogni volta che la signora si avvicina vicino a qualunque tipo di cane, il cane gli si avventa addosso e non riesce a capire per quale motivo. Cioè, cagnolini che prima li carezzava e non succedeva niente, dice, come gli si avvicina, l'attaccano. Non si riesce a capire. La signora poi ha detto, dice, io ogni volta che sto in mezzo a un prato, le cornacchie, i piccioni mi vengono tutti quanti dietro. Io l'ho detto al dottore e il dottore l'ha guardata e ha detto invece il professor Paolo Cioni ha studiato questo caso, e mentre stavano nel giardino di casa sua e stavano parlando, tutte queste cornacchie e tutti questi piccioni si avvicinavano veramente, e lei diceva, ma com'è possibile, scusa, questa cosa? E lui ha scritto un articolo, proprio un capitolo proprio su questa cosa veramente anomala. Infatti ha detto, sembravano delle situazioni surreali, non patologia psicologica o patologia psichiatrica. È come se io sento le voci, sto dentro casa, vado a bar, le voci non le sento più, o sono schizofrenico o non sono schizofrenico, quindi qualcosa deve interagire con questo, con i miei centri nervosi. Infatti molti schizofrenici, se stacchi la corrente elettrica di casa, le voci diminuiscono e si calmano, alcuni tipi di influenze scompaiono. Io sono entrato dentro gli ospedali con l'elettroencefalografo, sono entrato dentro l'obitorio con l'elettroencefalografo, perché io lavoravo al Policlinico Umberto I e facevo impianti elettrici. La risonanza magnetica all'interno del Policlinico Umberto I della Siemens, che poi ci lavora al Policlinico Fratini, impianti elettrici li ho fatti io, li ho fatti. All'interno della risonanza io non avevo più disturbi. Però quando uscivo dalla risonanza risentivo un'altra volta i disturbi. E una cosa che mi sono accorto, che quando la risonanza era attiva, cioè accesa con il campo leggermente alto, io sentivo il campo alto, e gliel'ho pure detto al tecnico, perché all'ora di pranzo io rimanevo lì con il tecnico per vedere come tarava la macchina, e mi ha detto, dice, di solito queste frequenze le rilevano gli animali, ma non gli esseri umani. Se io andavo a dire al dottore, a qualcuno, va bene, abbiamo la frequenza di risonanza magnetica, magari ti dice sì, sei elettrosensibile, ma 15 anni fa appunto non diceva nessuno questo, mi dicevano che eri malato di mente. Io dal 10 febbraio del 2001 la gendarmeria lì mi ha fermato, dopo 2 giorni ho cominciato a sentire l'emisfero, e la gendarmeria di Era, non lo posso dire perché siamo in registrazione, però c'è quella blu, quella grigia e quella nera. Qualcuno ha capito qual è quella nera? I gendarmi neri. Però potrebbe essere un caso, perché pure lì sono accadute delle situazioni anomale, e credo che quel fermo non sia stato casuale, ma sia stato perché stavano attestando un tipo di tecnologia ipnotica, perché le persone che sono state fermate non ricordavano alcuni avvenimenti, e l'unico che poi ha rilevato tutte queste frequenze di disturbo e patologie forti sul corpo sono stato solo io. Gli altri due non hanno mai sentito nessun disturbo, non hanno mai sentito a Roma nel 2001. Scusa, non può essere una tua capacità, proprio a prescindere dalle eventuali... Ma no? Infatti io... Ti hanno aiutato loro a scoprire questa cosa, volontariamente poi? Sì, perché potrebbe essere che questo sistema serve per incanalarti in un tipo di programma. Siccome io mi stavo tipo risvegliando, perché in quel periodo mi ricordo che avevo dei anomali sogni, e qualcuno mi ha voluto mettere in mezzo a un qualcosa per giustificare questo tipo di controllo, questo tipo di radiazione. Ma mo sono passati 20 anni dal 2001, cioè fatto 21 denunce dettagliate, ho denunciato tutti i tipi di tecnologia. Io non denuncio la persona fisica, denuncio la tecnologia. Però io andavo nel commissariato, tutti che ridevano,
andavo nelle caserme dei carabinieri, tutti che ridevano nella caserma e non mi prendevano, certo, le denunce. Sono andato nella Guardia di Finanza e tutti che ridevano, ho detto, ah, ripeti, sono uscito fuori da questi posti, ho cominciato a fare delle denunce non tecniche, di più di tecniche, non rideva più nessuno. Perché? Perché se io entro in una caserma e dico, vedo le luci, gli angeli che volano, oppure vedo il somaro con le orecchie a sventola così, ah, e tutti ridono. Entro nella caserma, vengo pedinato con la tracciatura del gonometrica satellitare da agenzie deviate sovraistituzionali che utilizzano questi tipi di sistemi. Radar satellitare, è cambiata tutta la situazione. E come ti sei sentito quando sono successe queste cose? Non hai compreso queste cose? Iniziano con i disturbi, iniziano con le patologie, non dormi più la notte, rossori, bruciori, acufeni forti, sogni che diventano fine, sono reali, malessere continui, non riuscivo più ad andare a lavorare, non mi potevo avvicinare a un cavo elettrico, io faccio impianti elettrici, sono per l'elettrotecnico, non mi posso più avvicinare alla lampadina, a un neon, era diventato un inferno per me. Alla fine, piano piano, ho cominciato a studiare la tecnologia, ho detto, questi sperimentano la tecnologia che opera attraverso questi tipi di sistemi radar satellitari. Non c'era niente di questa tecnologia quando ho iniziato io a fare le ricerche. Io andavo a Piazza Barberini, c'era un internet point che era aperto 24 ore, io il venerdì sera, il sabato sera andavo lì, andavo a studiare le tecnologie, fotocopie su fotocopie del radar. Alla fine ho avuto la fortuna di trovare dei siti americani che parlavano del mind control attraverso le radiofrequenze, ho incominciato a studiare questi sistemi, questi modulatori, poi ho incontrato pure Stefano di Decimertillo che aveva fatto un video che si chiamava Elettrocrimini e Radioipnosi e parlava proprio di questo. Quando l'ho incontrato di persona abbiamo parlato e lui mi ha detto che veniva anche lui attaccato con determinate frequenze e mi ha spiegato come l'attaccavano, erano le stesse frequenze che c'avevo io. E fatalità, lui era stato fermato dalla polizia politica nei tempi quando lui faceva le manifestazioni. Allora ho detto, questa è una cosa correlata a determinati sistemi di tecnologie, però la tecnologia è sperimentale, perché se questa tecnologia servirebbe veramente per prendere ed arrestare le persone, ti puoi nascondere in tutte le parti del mondo, ma questo sistema ti trova in qualunque posto. Posso far vedere un'ultima cosa? Questo è un video che ho fatto io, lo faccio vedere però da qua, li cambiamo un'altra volta, meno male che sono due computer, che se tenevo i quattro con tutti i programmi che ho installati. Facciamo mezzanotte. Perché ho installato alcuni software della banda, alcuni software della banda. Allora, però io devo accedere un attimo. No, vabbè, io ho tutto Windows 7 e Windows 10, quindi mi sopportano tutti. Ah, sei proprio recente. Però l'ho messi un po' di qua, un po' di là per vedere questa cosa. Allora, voglio farvi vedere solo questa cosa qui. Stasera cambierò tutte le mie postazioni. Da voi secondo scuola, la cosa che ho fatto di moda sono
Spegniamo un attimo la luce. Parlate un attimo quello che dicevo prima del fatto del controllo relativo alle tecnologie satellitari o tecnologie che interagiscono anche con i nostri telefoni. Questi sono, io studio i vari film che vengono praticamente prodotti in tutte le parti del mondo e cerco di capire il messaggio subliminale del film. E poi prendo le parti che fanno capire quello che praticamente sta dicendo il film, perché sono delle cose molto importanti, perché tante volte se io venivo qui con 100 fotografie, voi vedevate 100 fotografie ma non capivate determinate cose tecniche, perché magari certe sono proprio scientifiche. Invece così perlomeno si può capire questa cosa. Questo sarà l'ultimo video, dopo ci salutiamo perché sennò ci caccia di vedere. Recentemente una società militare privata guidata dal terrorista ricercato Mose Jakande ha rapito un hacker conosciuto con il nome di Ramsey. Lei di libertà si è fatta rudere parecchio per questo e ha ragione, perché il caro Ramsey ha creato una cosa interessante. Facci vedere. Ti presento l'occhio di Dio. Il piccolo bastardo riesce a attaccare tutto quello che si trova nella rete digitale, ogni cellulare, satellite, bancomat, computer, simultaneamente. Se ha un microfono o un obiettivo, l'occhio di Dio può trovarti. E mi ha invitato qui per farmi vedere un localizzatore. Con gli steroidi, a grappoli. Lascia che ti spieghi meglio. Ci abbiamo messo 10 anni a trovare Osama Bin Laden. Con questo l'avremmo localizzato dovunque sul pianeta e in un paio d'ore. È un aggeggio molto importante che potrebbe essere catastrofico nelle mani sbagliate, ma per qualche noiosa ragione politica, un piano di recupero che coinvolga forze del governo americano o singoli individui è stato severamente escluso. Ed ecco perché mi servi tu. Però a me tu non servi. Voglio dire, posso tornare fuori, godermi le altre corone e attendere che il show venga da me. Potresti, certo. Come ti è andata fino adesso? Hai un amico sottoterra e un altro all'ospedale. E poi c'è quel piccolo dettaglio della bomba che ha distrutto casa tua. Shaw vive in un mondo che non gioca secondo le tue regole. E che ti piaccia o no, ora in quel mondo ci vivi anche tu. Sai come si uccide un'ombra? Le mandi addosso un po' di luce. Se recuperi l'occhio di Dio per me, ho già avuto l'autorizzazione a fartelo usare finché non trovi Shaw. Da cacciato diventerai cacciatore e non c'è posto dove Shaw potrà nascondersi. Ma più importante, tu e la tua famiglia non andrete ad altri funerali. Prendi Renzi, prendi l'occhio di Dio, prendi Shaw. Beh, questo era lo swing e la battuta. Ora che ti ho dato queste informazioni assolutamente segrete e sensibili, che cosa ne pensi, Toretto? Lo sai già cosa ho intenzione di fare. Bene. Ma si fa a modo mio. Ovviamente ho preso dei pezzi del film e poi l'ho dovuto montare perché me lo bloccavano, me lo censuravano. Poi alla fine sono riuscito a trovare il modo per proiettarlo su YouTube. E devo dire che dai un'interessante interpretazione al concetto di basso profilo, signor Torezzo. Che strano, donna. Credevo che fossimo d'accordo. A volte devi giocare con le carte che hai in mano. Ecco perché preferisco essere io il mazziere. Buonanotte. Ah? Mi buttano fuori dalla mia officina. Fantastico. Posso? Brian. Daglielo. Questi sono dei criptatori in realtà. Dei chip che decriptano determinate frequenze per utilizzare questi dispositivi radiosatellitari, ma qui parliamo di tecnologie avanzatissime. Tanti guai per questa piccola cosetta. Devo ammetterlo, donna. Avete fatto un magnifico lavoro, tutti quanti. I miei uomini ora sono pronti e a vostra totale disposizione. Tocca a te. Guardate bene come funziona la tecnologia. Adesso la ragazza l'attiva e lo fa vedere. Addio. E trova di Shaw. Non l'apparecchietto. Ok.
Si parla di tecnologie avanzatissime. Grazie. Ecco, datemi un secondo. Che sta facendo adesso? Va a caccia. Sta craccando le telecamere delle APA Towers. È lì che avete visto il show, quindi partiamo da lì. Ecco, è lui. Canzone commedia. Sta tracciando la biomappa della faccia di show. La confronterà con ogni telecamera o dispositivo audio di questo emisfero. Telefonino. Bingo, si è rintanato lì. È perfetto, una fabbrica senza persone e tanti posti per nascondersi. Hai cambiato il volto della caccia all'uomo per sempre. Congratulazioni. Ehi, posso controllare la mia mail al volo? 100 miliardi di tecnologia. Il momento adatto per catturare su. Vabbè, adesso blocco, inutile che vi faccio vedere tutta la battaglia, perché sarebbe un po' lungo ancora prima. Pensate che la tecnologia, questa tecnologia qui, esiste veramente, ma non la utilizzano per scopi investigativi, la utilizzano per altri tipi di scopi. Non so se avete notato, abbiamo spento la luce, noi stavamo bene, cioè ci eravamo rilassati, abbiamo acceso la luce, boom, ci è arrivata una forte frequenza, è come se la nostra mente comincia a sentire un leggero mal di testa. Questo è quello che succede perché ci stiamo avvicinando alle 9 di sera. Alle 21, alle 7, allora, alle 7 di mattina, alle 14, alle 21 e alle 02 ci sono questi cambi di frequenza anomali. Fateci caso. Alle 7 di mattina, alle 14, alle 21 e alle 02. Sembra 7 e 7, 14 di giorno e 5 e 5, 10 la sera, praticamente la notte, e coprono le 24 ore. Sono programmi proprio per interagire con i centri nervosi centrali. Molte persone, molte vittime del controllo mentale hanno riscontrato. Scusate. Spegnile almeno uno. Certo, perché loro praticamente utilizzando questi programmi possono poi interagire con le persone e vedere gli effetti collaterali, come se io ti do un farmaco e dopo vedo che cosa ti succede nel corpo. Loro sparano una frequenza e vedono che cosa ci succede sul corpo. Pensa su milioni di persone radiate in questi sistemi, che cosa ci crea. Allora, solo un'altra cosa voglio dire, quella cosa lì che avevo detto. Allora, un secondo, vi faccio vedere questa cosa qui. Se la trovo, che qui 70.000 cartelle non è che si trova molto facilmente. Allora, vediamo un attimo. Però stanno finale. No, metà, mancano, non le trovo. Ah, ecco, aspettate, vediamo se questa qui era. Allora, aspettate un secondo. Aspettate. Quadra. Vabbè, mettiamo questa. Allora, sabato 5 maggio 2018 faremo una conferenza al Circo Massimo, via del Circo Massimo numero 9. Dalle fotografie avete capito che non so che cosa succederà, perché c'è il generale Pappalardo, quindi... Bisogna prenotarsi. Verrà il dottor Paolo Scioni, che è lo scrittore di Neuroschiave e Paranoia, direttamente alla conferenza. Poi ci sarà il generale Antonio Pappalardo, Rosario Marchamont farà la conferenza tramite Skype, perché lui ha dei problemi che deve risolvere alcune cause e quindi non si può muovere da casa. E poi ovviamente ci sarò io. Diritti violati, si parlerà di controllo, spionaggio, tecnologie, esperimenti, torture fisiche e psicologiche, abusi psichiatrici, si parlerà di tutti questi argomenti. Avremo la possibilità di parlare direttamente con loro, con queste persone. Ci saranno degli ospiti anche importanti, abbiamo invitato anche Paolo Venturi, il regista di Sei giorni sulla Terra, abbiamo invitato anche devi venire. Abbiamo invitato anche Dario, così abbiamo invitato anche Raffaele Cavaliere, abbiamo invitato, però ha detto che non sa se ci. No,
Basta, è Sorrento per un'altra cosa. C'è un numero, un sito. Sì, 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 è dalle 15 alle... Aspettate, aspettate, vi do un'altra locandina. Vediamo. C'è un'altra locandina. La vince, non ha. E mamma ci corsi. Un altro tipo di locandina che avevo fatto, ma questa era per il bigliettino da visita. Si vede questa? No, sparita locandina. Questa era per il bigliettino, questa era per un piccolo biglietto che avevamo fatto. Il numero, l'email è informazione popolare radio tv web @gmail.com per o se no c'è il cellulare, però è meglio che vi accreditate tramite l'email, perché il cellulare ultimamente non risponde più. Emiliano, sì, scusa, se voglio dire una sì. cosa, ma da questi disturbi che avete, sei riuscito a... In parte sì e in parte no. Praticamente eliminando determinate frequenze anomale dentro casa, che sono riuscito praticamente con le mie strumentazioni ad individuare. L'ho individuato e eliminato, tipo Baciù, frequenze di neon, linee elettriche che mi creavano disturbi vicino al letto. Ho cercato di isolare il più possibile l'abitazione, oppure ho acquistato delle ciabatte con l'interruttore. Un interruttore bipolare che stacco praticamente la corrente elettrica delle varie utenze. La televisione, per esempio, la sera staccate il cavo della televisione, perché la televisione emana una marea di radiazioni. Il wireless dentro casa, staccate la corrente elettrica. Tutto ciò che non viene utilizzato, staccate le prese. E utilizzate solo quello che vi serve al momento. E avete risolto perlomeno il 50% dei problemi dei campi elettromagnetici. Ovviamente se siete ipersensibili ai campi elettromagnetici o venite attaccati con armi ad energia diretta tonde convogliate come a Canneto di Caronia, che si bruciavano i cavi elettrici dentro casa delle persone, là c'è lo Spirito Santo che vi può aiutare con una potenza di gigawatt così elevata. E come entrare all'interno di un forno a microonde e utilizzare una magliettina, utilizzare un quarzo, utilizzare praticamente l'aulin, la frequenza del microonde di bruciata dentro, quindi non si può fare niente relativi a questi, diciamo, attacchi o questi tipi di armi. Per adesso vi aspetto il 5 maggio 2018, la conferenza penso che sarà, non so se litigheranno perché con il generale Pappalardo non so che cosa succede, però siccome ci saranno anche dei tutori delle forze dell'ordine, perlomeno fermeranno in generale. Però a Circo Massimo, uscita dalla metro Circo Massimo, vi trovate il palazzo di fronte a 100 metri e l'associazione è l'associazione Hyper, vabbè qui non c'è, però abbiamo il Circo Massimo 9, tanto come intervenire di fronte alla FAO, dalle 15 fino alle 20 faremo la conferenza. No, perché questa non è la bandina ufficiale, dopo la mando a Dario e la mandiamo in giro, tanto la trovate da tutte le parti, sui miei canali YouTube l'ho postata già da tutte le parti. Per adesso grazie a tutti per essere...